Basile e Andrea De Renzi, una serata direi perfetta perché tutto l'arco della gara insomma ha funzionato tutto, in difesa siete stati concentrati nel campo, i primi 10 minuti, grande personalità, grande ritmo, insomma mister possiamo dire che questa è stata una serata perfetta. Ma diciamo di sì, soprattutto perché non abbiamo subito gol, che è una cosa sempre importante, infatti ne parlavamo anche nella scorsa conferenza stampa. Perché quando non si subisce gol fa piacere, quindi basta così. Abbiamo fatto una partita ottima sotto tutti i punti di vista, l'abbiamo preparata penso nel migliore dei modi, sapevamo che cosa fare in ogni situazione di gioco e niente, siamo riusciti a sbloccarla e poi nel momento in cui l'abbiamo sbloccata l'abbiamo condotta fino alla fine tranquillamente, anche con il portiere loro non hanno mai calciato in porta, quindi diciamo che andiamo avanti, adesso ci aggrappiamo alla classifica e andiamo avanti. Ha la consapevolezza che questa squadra, questo organico può davvero puntare in alto quest'anno, forse mai come quest'anno, in 3 anni insomma, in cui è stata la guida tecnica di Latina. Io non ricordo una partita in casa dove non si subiva un gol, fra l'altro è anche una cosa molto molto complicata. Voi stasera siete stati davvero sul pezzo in ogni settore. Sì, no, ma al di là di quello che possiamo fare o degli obiettivi, noi pensiamo sempre partita dopo partita, al di là che giochiamo con tutto il rispetto per la Futsal Isola, con l'Acqua e Sapone, che è una squadra fortissima, pensiamo partita dopo partita, i conti li faremo alla fine, sappiamo che in questo momento stiamo giocando bene, abbiamo un grande ritmo, posso ruotare tranquillamente gli uomini, che chiaramente l'anno scorso era un po' più difficile, quindi non... Alla classifica e agli obiettivi non ci pensiamo, pensiamo soltanto a fare punti, poi il primo calcolo lo faremo a fine giro di andata per vedere come ci saremo piazzati sperando di entrare subito in finaletto. Approfittando anche della presenza di Andrea De Renzi, che anche stasera insomma, è stato determinante, l'azione del primo gol, ma in generale l'impressione è che eravate entrati con un atteggiamento, volevate dimenticare la sconfitta della scorsa settimana, ci siete riusciti alla grande, io ti chiedo due cose. L'apporto del pubblico quanto conta nelle partite casalinghe e che cosa è che potete ancora migliorare per arrivare al top di top? Guarda, sicuramente in casa abbiamo questo pubblico fantastico che ci dà grandissimo sostegno e non per dire una banalità ma c'è proprio il sesto uomo in campo e infatti noi 3 partite, 3 vittorie anche abbastanza meritate, anzi penso strameritate, quindi in casa sicuramente abbiamo un passo in più. E possiamo migliorare appunto il nostro rendimento magari in trasferta, adesso veniamo da due risultati negativi e dobbiamo assolutamente riscattarci, dobbiamo avere consapevolezza dei nostri mezzi già dalla partita di venerdì con Rieti e questo è l'aspetto che dobbiamo migliorare, andare lì, affrontare Rieti e cercare di strappare più punti possibili. Per quanto riguarda diciamo, questo campionato, ne avevamo già parlato nella scorsa conferenza stampa, direi che comunque il livello è molto livellato e se proprio dobbiamo indicare insomma, una squadra favorita, ammesso che lei si è fatto un'idea vedendo anche tutte le altre partite, chi secondo lei può metterla maggiormente in difficoltà e appunto in questo tipo di situazione dove può arrivare insomma, questo Latina? Abbiamo sempre detto, secondo me ci sono 3 squadre che hanno qualcosina in più, che sono Pescara, Acqua e Sapone e Caos. Gli altri penso che la differenza la fa se sei organizzato, se riesci a trovare un equilibrio di squadra, perché il livello è siamo lì, quindi è normale che una squadra che cerca di giocare meglio dell'avversario sicuramente può arrampicarsi in classifica, come in questo momento stiamo facendo noi. Per quanto riguarda fuori casa, in casa sono partite tutte difficili. In questo campionato non c'è una squadra che ha vinto 2 gare fuori casa, quindi il fattore campo in questo campionato è determinante. Ecco perché sono importanti, è importante continuare il rullo di marcia in casa. Poi speriamo prima o poi di strappare i punti fuori casa, perché se lo faremo quei punti varranno doppi, perché comunque tante squadre fanno fatica fuori casa, perché comunque il livello è, come hai detto tu, il campionato è livellato e quindi il fattore campo la fa da padrone. Andrea, il fatto di avere un roster comunque molto, molto vario rispetto anche agli anni scorsi, dove spesso eravate costretti a fare anche gli straordinari, questo influisce anche nella performance fisica? Io vedo una squadra brillante anche dal punto di vista fisico, tu hai notato questa differenza? Sì, molto, anche come ha detto prima il mister, la squadra diciamo è anche più completa quest'anno, riusciamo a girare e abbassare i minutaggi di ragazzi magari che giocavano minutaggi troppo alti e quindi questo qua sicuramente incide sul nostro ritmo e manteniamo il ritmo dall'inizio alla fine sempre alto, siamo 8-9 che giocano, quindi manteniamo un ritmo forsennato tutta la gara e sicuramente su questo lato siamo migliorati rispetto all'anno scorso.
siamo con Angelini, l'allenatore della Futsal Isola. È stata una serata piuttosto complicata per la sua squadra. Erano state 5 partite che, bene o male, avete giocato sempre sui binari dell'equilibrio, anche se erano arrivate 3 sconfitte, ma comunque combattute. Questa sera, quali sono state le difficoltà che ha incontrato la sua squadra e come, insomma, che impressioni hanno di questa partita? Ma guarda, io ti penso che il primo tempo è stato giocato pure abbastanza bene per me. Poi se prendi un gol su un calcio piazzato dove il portiere non vede la palla e poi prendi il secondo gol che è tutto da raccontare, dopo diventa dura. Più vieni comunque non in perfette condizioni sia di giocatori che fisici, perché Mentazzi l'ho avuto fermo 15 giorni e il primo allenamento che fa era oggi, che era la partita. Lutta e Morera fuori, noi già non siamo tanti, Ozzoppo che viene da uno stiramento, e il capitano Arribas che viene praticamente da 4 mesi che non gioca, e abbiamo finito i giocatori. E perciò io ripeto, il campionato nostro non lo conosciamo, non è oggi che mi posso sfasciare la testa, io devo guardare la prestazione. Per me la prestazione del primo tempo c'è stata, perché se vai a vedere sia sullo 0-0 che sullo 0 abbiamo avuto delle occasioni, poi ti ripeto, dopo diventa tutto in salita, perché comunque sai le problematiche che hai. Vai sotto 2-0 una squadra come il Latina in casa, dopo diventa complicata. Il secondo tempo abbiamo provato subito a fare pressione alta, ma quando comunque hai pochi giocatori, dopo succede che poi nella parte difensiva non sei lucido, perché comunque giocano 20, 30, 35 minuti e questo purtroppo capita. E l'unico rammarico è che noi anche oggi io penso avremmo fatto almeno 6-7 occasioni da gol e non facciamo gol, e allora quando poi tu non fai gol è dura, e poi non c'è stata più partita, perché comunque è stata anche poi una partita strana. Mister, l'impressione al di là, insomma, delle tante assenze che giustificano anche una difficoltà che si è manifestata soprattutto nella ripresa dove mancavano le energie, l'impressione però che la sua squadra abbia un impianto di gioco ben definito. Stasera lei l'aveva preparata cercando di sfruttare gli spazi in contropiede, mi sbaglio? Ma quando vieni, ti ripeto, quando vieni in 5 giocatori, certo non posso venire a pressare. Sapevo che comunque il campo aveva delle dimensioni un po' più piccole, ho provato questa difesa bassa di partenza, che ti dico, io se il primo tempo io non gli posso improvare niente alla squadra, perché per me ha fatto quello che abbiamo costruito. Poi purtroppo sai che c'è gli episodi cambiano, cioè non prendi il secondo, perché quello che comunque c'è un po' più che altro a livello psicologico ci ha un po' buttato giù è stato il secondo gol, perché nel calcio a 5 già sta in gara fino al 3-0, figuriamoci 1-0 se riesce a portare in primo tempo 1-0, e poi il secondo tempo cominci un po' a abbassare i ritmi, cerchi di portare il suo risultato fino alla fine, per poi provare all'ultimo con portiere di movimento fatto con dei giocatori invece che con l'Aio. Però tutto questo purtroppo poi alla fine è successo, incontri una squadra che comunque ha tanta rotazione, perciò è normale che quando vieni contro una squadra che ha 5 giocatori tu giochi in pressione, giochi ritmi alti tutta la partita, perché sai benissimo che poi al secondo tempo esce la distanza, perché se tu giochi con 9-10 giocatori dall'altra parte ne giochi 5, sai benissimo che se il ritmo lo tieni alto il primo tempo sta in partita, perché l'altra squadra, se è ben organizzata, sta in partita. Il secondo tempo è inevitabile che dopo esce la distanza, come è successo. Ultima domanda, telegrafico. Lei ha già affrontato squadre del calibro della Lubarense, del Caos Cuzza, del Pescara, stasera ha incontrato il Latina. Che impressione le ha fatto il Latina, al di là delle sue difficoltà, insomma, che ha palesato? E il Latina per me è un po' con i dovuti, diciamo, equilibri. E il Latina probabilmente è una squadra come noi, in casa siamo una squadra, fuori casa ne siamo un'altra, e questo è quello che posso dire del Latina. Ho visto più partite del Latina, non è che oggi sono qua e non ho visto il Latina, cioè l'ho visto, sapevo anche di quello che poteva succedere. E in casa, se loro riescono a giocare così fuori casa, allora è una squadra che si voleva parecchie soddisfazioni. Come noi, se non riusciamo a mettere quella determinazione, quella voglia, quella cosa di gioco come abbiamo fatto in casa, allora possiamo divertirci. Se poi la Dina, ripeto, ha tanti giocatori anche esperti, anche a prendere il mondo, cioè mai, no? Cioè, tanti giocatori forti, se riescono a essere così aggressivi, così determinati anche a livello mentale e non andare intimoriti fuori casa, allora vi potete divertire. Se no è il classico campionato che fanno sempre ogni anno. Sono stato più chiaro, anche più, cioè ho cercato di essere più diretto possibile. Perfetto. Bucci, DS del Catania Calcio 5, stasera una grande prestazione, non è la prima volta che la Latina si esprime a questo.
questi livelli in casa, a questo punto il target sarà quello di offrire la stessa performance anche nelle partite in trasferta. Sei d'accordo? Sono d'accordo, e sicuramente oggi abbiamo fatto una grande partita, perché non era per nulla semplice. Loro sono una squadra molto organizzata, una squadra che sotto anche il profilo caratteriale dell'agonismo sono veramente difficili da affrontare. Hanno poi questa soluzione al portiere che spesso mette in difficoltà, quindi abbiamo dimostrato che abbiamo lavorato bene in settimana, che i ragazzi hanno fatto un grosso lavoro insieme al mister, insieme a tutto lo staff, e quindi sono convinto che è arrivata una grande prestazione. E permettetemi, queste, quando succedono queste cose, vorrei veramente sottolineare quello che lavoro settimanalmente e poi il sabato anche di quelli casomai meno sempre esposti alle luci dei riflettori, perché queste sono vittorie che vengono quando il gruppo lavora in determinata maniera, quando la squadra è coesa e in settimana si impegna in determinata maniera. Quindi la vittoria dei giocatori come compagni, come Rosati, come Montagna, e gente che comunque a livello di minutaggio pian piano sicuramente crescerà, ci darà una mano importante, perché noi ci crediamo, ma soprattutto ci crede tutta la società, e poi quando entrano sono sempre in grado di darci una grossa mano. Questo permette di alzare il ritmo, permette di alzare l'asticella anche a livello di prestazione, e sono sicuro che questa squadra piano piano terminerà anche il suo processo di maturazione, perché sulle prestazioni fuori casa basti vedere la prestazione di sabato scorso a Montesilvano. Il Latina è stato in partita, ha fatto una grandissima partita, è vero, forse a volte un pochino non mettiamo la stessa convinzione che mettiamo in casa. Io sono convinto che stiamo studiando da grandi, come sia tatticamente e tecnicamente, ma anche mentalmente. Se saremo in grado tutti, dalla società in primis alla rosa, allo staff tecnico, di alzare un pochino l'asticella, come ha detto Mister Angelini, sono sicuro che questo campionato ci riserverà veramente tante soddisfazioni.